verità. Sono nervoso. Sono stato e sono molto, molto, terribilmente nervoso. Ma perché volete dire che sono pazzo? Il male ha acuito i miei sensi, non li ha distrutti, non li ha annientati. Più di qualunque altro, avevo avuto il senso dell'udito. Ho ascoltato tutte le voci del cielo e della terra. Molte ne ho intese dell'inferno. Come dunque potrei essere pazzo? Ascoltate attentamente e osservate. Con che calma, con che precisione io possa narrarvi tutta la storia. È impossibile dirvi come in principio l'idea entrò nel mio cervello, ma una volta concepita, essa mi possedette. Giorno e notte non era né scopo né passione. Io amavo il vecchio. Non mi aveva mai fatto un torto. Non mi aveva mai insultato. Non desideravo affatto il suo oro. Credo che fosse il suo occhio. Sì, era sicuramente quello. Aveva l'occhio che sembrava quello di un avvoltoio, un occhio azzurro, pallido, coperto da una pellicola ogni volta che si posava su di me. Il mio sangue schiacciava. Perciò, a poco, molto lentamente, decisi di togliere la vita al vecchio, liberandomi quindi per sempre dell'occhio. Ora, questo è il punto. Voi credete che io sia pazzo? I pazzi non sanno nulla. Voi avreste dovuto vedere me, avreste dovuto osservare con quanta sapienza operai, con quanta prudenza, con quanta preveggenza, con quale finzione mi misi al lavoro. Non fui mai così servizievole verso il vecchio come durante l'intera settimana prima di ucciderla. Tutte le notti, verso mezzanotte, giravo la maniglia della sua porta e l'aprivo. Oh, con quanta delicatezza! E quando ero riuscito ad aprirlo abbastanza da far passare la testa, vi introducevo una lanterna cieca, completamente chiusa, chiusa in modo tale che non ne uscisse il minimo filo di luce. Poi introducevo la testa. Avreste riso al vedere con quanta abilità compivo questa operazione. Mi muovevo piano, molto, molto piano, in modo da non disturbare il sonno del vecchio. Per introdurre tutta la testa nell'apertura in modo che potessi vederlo disteso sul letto, mi ci voleva un'ora. Credete che un pazzo sia capace di essere così saggio? E allora, quando avevo la testa ben dentro la camera, aprivo con prudenza la lanterna. Oh, con quanta prudenza, con prudenza, poiché le cerniere cigolavano, e la schiudevo soltanto quanto era sufficiente perché un sottile filo di luce andasse a cadere sul suo occhio d'avvoltoio. Ho fatto questo per 7 lunghe notti. Ogni notte, sempre a mezzanotte, ma trovavo l'occhio sempre chiuso e non mi fu mai possibile mettere in azione il mio piano, poiché non era il vecchio a perseguitarmi, ma il suo occhio maligno.
E tutte le mattine, quando spuntava il giorno, io entravo audacemente nella sua camera, parlavo coraggiosamente con lui, lo chiamavo per nome, con tono cordiale, mi informavo di come aveva passato la notte. Vedete che avrebbe dovuto essere davvero un vecchio molto furbo se avesse sospettato che ogni notte, a mezzanotte in punto, io andavo a spiarlo mentre dormiva. L'ottava notte fui anche più prudente del solito nell'aprire la porta. La lancetta dei minuti di un orologio si muove a una velocità maggiore di quella della mia mano. Mai prima di quella notte avevo inteso la vastità dei miei poteri, della mia sagacia. Potevo appena dominare la mia sensazione di trionfo. Io ero là che aprivo la porta piano, piano. Ed egli non sognava nemmeno i miei atti segreti o i miei pensieri. A questa idea soffocai un poco il riso. E forse egli mi udì, perché si scosse improvvisamente nel letto come se trasalisse. Ora voi penserete forse che io fuggissi, ma no, no. La sua camera era nera come la pece, tanto fitte erano le tenebre. Le imposte, infatti, erano chiuse ermeticamente per timore dei ladri. E io sapevo che non avrebbe potuto vedere la fessura nella porta. Così continuai a spingerla, decisamente. Avevo già la testa dentro. E stavo quasi per aprire la lanterna quando il mio pollice scivolò sulla serratura metallica. Il vecchio si alzò a sedere sul letto gridando: "Chi va là?" Rimasi completamente immobile e non dissi nulla. Per più di un'ora non mossi un muscolo e in tutto quel tempo non lo intesi di coricarsi. Egli stava lì, seduto sul letto in ascolto, proprio come avevo fatto io, notte dietro notte, ascoltando gli orologi della morte nel muro. Presto udì un flebile gemito e riconobbi subito che era un gemito di terrore mortale. Non era un gemito di dolore o di angoscia, no. No, era il suono sordo e soffocato che viene dal fondo di un animo sopraffatto dalla paura. Io conoscevo bene quel suono. Era scaturito dal mio petto per molte notti, alla mezzanotte in punto, quando tutti erano addormentati rendendo più profondi con la sua eco spaventosa i terrori che mi opprimevano. Vi dico che lo conoscevo bene. Io capivo ciò che provava il povero vecchio e provai pietà per lui, benché nel mio cuore sogghignasse. Ero sicuro che fin dal primo rumore egli era rimasto lì sveglio dopo che si era rivoltato nel letto. La sua paura era andata sempre aumentando. Egli aveva cercato di persuadersi che essa era irragionevole, ma non aveva potuto. Si era detto: non è che il vento che soffia nel camino, non è che un topo che attraversa il pavimento, è soltanto un grillo che ha mandato un unico strido. Sì, egli aveva cercato di farsi coraggio con queste supposizioni, ma tutto invano, poiché la morte che si avvicinava aveva avviluppato la sua vittima passando dinanzi a lui con la sua grande ombra nera e l'influsso funebre dell'ombra invisibile gli faceva sentire, benché non vedesse e non udisse nulla. La presenza della mia testa nella camera. Dopo aver aspettato per lungo tempo, senza averlo sentito stendersi di nuovo, decisi
di aprire un piccolo, piccolissimo spiraglio nella lanterna. Così lo aprì. Voi non potete immaginare quanto piano, piano, finché alla fine un solo raggio pallido e sottile come un filo di ragno uscì dalla fessura e andò a battere sull'occhio d'avvoltoio. Era aperto, completamente aperto. Io diventai furioso appena lo vidi. Lo vidi con perfetta chiarezza, tutto azzurro, opaco, con quell'orribile velo che mi gelava il midollo nelle ossa. Ma io non riuscivo a scorgere null'altro del viso e della persona del vecchio, poiché avevo rivolto come per istinto il raggio proprio su quel dannato punto. Non vi ho già detto che ciò che voi scambiate per pazzia non è che un'eccezionale acutezza dei sensi? Ora vi dico. Mi giunse agli orecchi un cupo, soffocato, rapido rumore, come il suono di un orologio avviluppato nel cotone. Lo riconobbi subito quel suono. Era il battito del cuore del vecchio. Esso aumentò la mia furia come il battito del tamburo stimola il coraggio del soldato. Tuttavia riuscì a frenarmi e rimasi fermo. Faticavo a respirare. Tenevo la lanterna immobile, mi curavo soltanto di mantenere con la massima fermezza il raggio dritto sull'occhio. Nel frattempo però il diabolico rullare del cuore aumentava, diventava più svelto e più forte ad ogni istante. Il terrore del vecchio doveva essere all'estremo. Quel suono, l'ho già detto, aumentava ad ogni momento. Ma state attenti. Vi ho già detto che sono nervoso. Lo sono. E allora, nel cuore della notte, nel silenzio terribile di quella vecchia casa, quel rumore così strano mi provocò un terrore incontrollabile. Ancora per qualche istante riuscì a frenarmi, rimasi fermo, ma il battito aumentava ancora e ancora, quel cuore sarebbe scoppiato! Pensai. E allora mi prese una nuova ansia. Quel suono poteva essere udito da qualche vicino. Sì, l'ora del vecchio era arrivata. Con un urlo aprii tutta la lanterna e mi slanciai nella camera. Gridò una volta, una sola. In un attimo lo gettai a terra e gli rovesciai addosso il peso del letto e allora sorrisi di gioia nel vedere la mia opera così a buon punto. Ma per molti minuti il cuore continuò a battere con un suono velato che però non mi impensierì perché non poteva essere udito attraverso il muro. Alla fine cessò. Il vecchio doveva essere morto. Spostai il letto ed esaminai il cadavere. Sì, era morto. Morto stecchito. Gli posai la mano sul cuore e ve la tenni per parecchi minuti. Nessuna pulsazione. Era morto, stecchito, il suo occhio non mi avrebbe infastidito mai più. Se persistete a considerarmi il passo, non lo penserete più a lungo. Quando vi avrò descritto le sagge precauzioni che presi per celare il corpo. La notte declinava e io lavoravo rapido, ma in silenzio. Prima di tutto smembrai il cadavere, gli tagliai la testa, le braccia, le gambe. Sollevai poi tre tavole dal pavimento e nascosi il tutto fra le travi. Rimisi poi a posto le tavole con tanta destrezza e abilità che nessun occhio umano, nemmeno il suo, avrebbe mai potuto scoprire alcuna traccia. Non c'era nulla da lavare, nessuna macchia. Nemmeno una goccia di sangue. Avevo pensato a tutto. Una tinozza aveva raccolto tutto.
quando giunsi. Alla fine di questo lavoro erano le 4, ma era buio come a mezzanotte. Mentre le campane battevano le ore, bussarono alla porta di strada. Io andai ad aprire con il cuore sereno. Infatti, che cosa ormai potevo temere ora? Entrarono 3 uomini che si presentarono con cortesia perfetta come agenti di polizia. Un urlo era stato udito da un vicino durante la notte. Era sotto il sospetto di qualche disgrazia. Avevano avvisato l'ufficio di polizia e gli agenti erano stati incaricati di perquisire lo stabile. Io sorrisi. Di che cosa dovevo aver paura? Diedi il benvenuto ai signori. Il grido, io dissi, era stato fatto da me in sogno. Il vecchio, accennai, era assente, in campagna. Guidai i visitatori attraverso tutta la casa e li invitai a cercare. Cercare bene. Li condussi poi anche nella sua camera e mostrai loro le sue ricchezze sicure, intatte. Nell'entusiasmo della mia tranquillità, portai nella camera alcune sedie e li pregai di fermarsi lì a riposare dalla fatica, mentre io, nella selvaggia audacia del mio perfetto trionfo, posi la mia sedia proprio sopra il punto dove riposava il cadavere della vittima. Gli agenti erano soddisfatti, le mie maniere li avevano convinti. Io ero singolarmente tranquillo, essi sedettero e io risposi allegramente ai loro discorsi su fatti familiari. Ma poco dopo mi accorsi che divenivo pallido e desiderai che andassero via. La testa mi faceva male e mi sembrava di avere come un tintinnio nelle orecchie. Ma essi continuavano a restare lì a chiacchierare. Il tintinnio continuava e diveniva più distinto. Parlai con più foga per liberarmi di quella impressione, ma il suono continuava ed aumentava in chiarezza. Finché alla fine mi accorsi che quel suono non era dentro le mie orecchie. Senza dubbio allora divenni molto pallido, ma parlai ancora più in fretta alzando la voce. Tuttavia il suono aumentava, che cosa potevo fare? Era un rumore cupo, soffocato, continuo, simile al suono di un orologio avviluppato nel cotone. Faticavo a respirare, ma gli agenti non lo sentivano. Parlai ancora più rapidamente, con più veemenza, ma il suono aumentava, mi alzai e parlai di cose frivole, con un tono di voce altissimo, con gesti violenti, ma il suono continuava ad aumentare. Passeggiai su e giù sul pavimento, a passi pesanti, come se fossi furiosamente eccitato per le osservazioni di quegli uomini, ma il suono aumentava sempre, regolarmente, oddio! Che cosa potevo fare? Avevo la bava alla bocca, deliravo, bestemmiavo. Afferrai la seggiola su cui ero stato seduto e la strascicai sul pavimento, ma il rumore era più forte di tutto e continuava ad aumentare, diventava più forte. Ed intanto quegli uomini chiacchieravano, scherzando e ridendo. Era possibile che non udissero nulla. Eterno Iddio, no, essi udivano, essi sapevano, essi beffavano il mio orrore. Lo pensai e lo penso ancora, ma qualsiasi cosa era più sopportabile di questa angoscia, qualsiasi cosa era più sopportabile di questa derisione. Io non potevo sopportare più a lungo quei sorrisi ipocriti. Compresi che dovevo gridare o morire. E allora, udite, ancora più